Eccoci qui ancora una volta per parlare degli ultimi risvolti della guerra nel Gaza. Per fare piazza pulita dei suoi nemici Hamas, Netanyahu si prepara a lanciare un'azione militare decisiva con le sue truppe nella cittadina di Rafah, a sud del Gaza, dove si concentrano oltre 1 milione di palestinesi accampati nell'ultimo dei loro 5 spostamenti da sud a nord e da nord a sud. Un'azione militare decisiva, con una tale concentrazione di civili, desta preoccupazioni per l'incolumità dei numerosi palestinesi che sono costretti a vivere sotto le tende e che, come vorrebbe Netanyahu, farebbero bene a spostarsi ancora una volta a nord per non essere colti nel fuoco incrociato. Una situazione assurda, perché il nord del Gaza è stato ridotto ad un cumulo di macerie che non lasciano spazio né per ripiantare tende di civili né per organizzare assistenza umanitaria. Una situazione difficile, apocalittica, mentre al premier israeliano vengono lanciati appelli dal presidente americano perché vengano salvaguardati i civili. Frattanto, pare che siano in atto negoziati con l'intermediazione di Qatar ed Egitto e con Hamas, e con la presenza anche del direttore della CIA americana per una tregua che permetta il rilascio dei circa 100 ostaggi israeliani. Quanto a detto rilascio, l'incomprensibile strategia del premier israeliano è quella di sferrare un attacco decisivo a Rafah contro Hamas, dove si concentrano cellule militari segreti, per esercitare pressione su di loro affinché rilascino i 100 ostaggi. Una strategia difficile da condividere perché non è escluso che un attacco militare inteso a snidare e uccidere esponenti di Hamas uccidano anche gli ostaggi che molto probabilmente sono al loro seguito. Ci giunge notizia da Washington che il Senato americano ha finalmente approvato un pacchetto di aiuti di 95 miliardi di dollari da devolvere agli alleati più intimi, Ucraina, Israele e Taiwan. A questo potremmo anche aggiungere per perpetuare guerre e mantenere tensioni nel mondo. Bravi USA.